Buonasera a tutti quanti, benvenuti live signori. Oggi streamiamo inizialmente il primo match di Mazzi. Ci sarà poi dopo un altro match di Tommaso Loss, chiamato anche da noi Major Tom, ormai è famoso qua sul canale. E infine questa sera faremo il famoso giveaway con la Malesia e la Norvegia, che tra le altre cose il nostro amatissimo Vito spera di riuscire a rivedere, perché ha un conto aperto, da quello che abbiamo capito, in vari tribunali del mondo, anche all'AIA forse, non sappiamo, insomma, ci potrà dire in chat comunque. Signori, con me al commento oggi abbiamo un immancabile, onnipresente, incredibile centurione romano, uomo che parla l'inglese meglio del romano, l'uomo che spera di vedermi come hot tub new girl incredibile, il signor Duca d'Alba, detto anche così casualmente Giulio. E poi al nostro fianco c'è non una new entry ma un ritorno di fiamma del, tra le altre cose, del secondo classificato al torneo dei NES. Perfetto. Sincronizzato in questo momento, posto delle parole Jarlak, sto sentendo soltanto rumori metallici. Ah sì, infatti hai laggato un pochino effettivamente. Ottimo, iniziamo ottimamente. E dicevo comunque, e poi assieme a noi c'è Alberto, che è il secondo classificato del torneo che abbiamo fatto tra noi, tra i NES, ed è una new entry dei NES, ed è una new entry bella, bella forte da quello che abbiamo potuto vedere. Benvenuto, raggiungici in chat, in live. Ciao ragazzi, grazie per avermi invitato. Grazie a te per essere qua. Allora, signori, io vi propongo subito la partita. Giulio, come va la linea? Tutto bene? Giulio? Giulio? Ok, Giulio mi sa che ha qualche problema con internet. Nel caso fate switch tu e Giulio per guardare la partita dentro. Ti passo tutto quanto. Certo. Ok. Allora, nel frattempo, qua hanno iniziato a mettere gli asteroidi e stanno incominciando a posizionare. Dai, tu che ormai sei riuscito a... Ti sentiamo adesso? Sì, un po' a scatti. Scusate per questi problemi tecnici, adesso un attimo li sistemiamo, amici. Adesso Alberto ti passo un attimo la password. Sì. Ok. Ok. Allora, qua hanno già schierato gli asteroidi e si sono schierati anche loro, tra le altre cose. Mi riscuso per questi piccoli problemi un po' legati a internet. E allora, mi sembra una disposizione abbastanza classica per Mazzi. Cosa dici, Alberto? Penso proprio di sì. Mazzi però sa il fatto suo, sa che giocherà primo, perché ha portato 199 punti contro 197. Con due liste non speculari, però comunque molto molto simili. Quindi immagino che avesse pensato a come disporsi prima di... cioè contro una build come la sua, prima di giocarla sicuramente. Sì, sì, sì. Diciamo che la cosa che un po' mi colpisce è questo Fire Spray messo qua nell'angolo. Questo non l'ho ancora del tutto capito, onestamente. Cioè, nel senso, ci sta... però ho messo proprio di fronte. Ragazzi, dovrei essere finalmente. Sei riuscito a sistemare tutto? Mi sento bene, sì. Ok, molto bene. Ok. Salve a tutti. Buongiorno Giulio, benvenuto. Ho fatto una bella presentazione. Tu che facevi il centurione. Io sentivo dei rumori metallici. Che cazzo! Romano. Romano! C'era lo centurione romano, un sacco di cose belle. Stavo presentando me. Sì, stavo presentando te, però. Poi intanto la chat è super spicy. Just roll better. Alex, io, we listen. Now it's your turn, KP. I mean, guys, please. We had a nightmare with Odin and Norway. So don't speak about dices. About dice, please. It was a pretty terrible never experience. Dice is old. Vai Giulio. Lanciati in questo inglese, vai. È il tuo momento. It's never dice's fault. I already told you.
It's just your position that is terrible, right? No, just it's just the truth about it. There's nothing else to say about dice. It's never their fault. And that's it. Get over it. Yeah, well, poche frasi, non potete farmi parlare a lungo. In italiano posso anche non stare zitto per un secolo. Espresso il concetto, sarebbe anche gradito che rispondiate. No, era divertente invece lasciarti così nel lettere un attimo per dopo aspettare di così di vedere cosa facevi. LOL. Avevo detto due frasi di senso compiuto di seguito. Te le hai preparate prima, dice, adesso me le studio e poi... Esattamente, cioè quelle due o tre cose che servono a... No, ma le ha già studiate, svariate... Parla di dati. A rimorchiare addirittura. Tipo, are you fall from the sky because... are you an angel? Tipo quelle cose così. Senti, ma io avevo alla fine detto che non volevo farti chiudere il canale, perché mi provochi? No, va bene, scusami. Non lo faccio più, scusa. Alberto, nel frattempo riesci a fare anche la stream su Discord? Se riesci a farlo Duca è meglio, perché a me sta facendo aggiornamenti di Steam che non trovo da una vita e non so quando finirà. Ok, allora provo a farvelo io. E pregate. Grazie mille. Comunque, non lo so, su questa... È in inglese o in italiano? In che senso? Da parlare. Comunque, vabbè... In italiano, proprio in italiano. Poi comunque, in caso no, diciamo, leggi la chat e rispondi in inglese se vuoi. Sì, sì. Quella dei dadi, visto che è una domanda in inglese, the question about dice for me is not a win or lose question, but a psychological situation that the player is, I don't know how to proper express it, but is a heavyweight and you have to play with the psychological impact that you may be doing what you're supposed to do, but the dice are against you, and you don't feel the game is working for you, even if you maybe you're thinking you are playing optimal or suboptimal choices. Exactly. Yeah, I think I have the same point of view, but sometimes, for example, as with the Norway went. The dice is, yeah, I mean, also destroy you psychologically, but also sometimes destroy you on the mat. Sometimes, just it's one on 10 games. But also the Norway says that there was something strange in the mats. Also, Flipster, for be sure, check it also the My poker master used to say, if you keep your attention on bad luck, you stop to keep your attention on the game. Yeah. And that's it. This is absolutely true. But for me, and I'm speaking maybe only for myself, the psychological hit that maybe you're having bad luck is always a distraction from the game. I try to keep focused, but it's very hard. It's very hard. You are talking about me. For me, it's not that I think that bad luck made me lose the game, but bad luck or thinking about having bad luck distracted me from the game for sure. And that's the exact reason for which you should stop talking about dice, and I say you for saying everybody. Sure. Everybody. Ragazzi, cosa mi dite invece della partita? Vi piace l'ingaggio che sta facendo Mazzi o mica tanto? Allora, secondo me ha fatto abbastanza bene a ignorare quel abbocco di Fireball sull'angolino. E... penso che questa partita verrà decisa da chi riesce a scoppiare gli X-Wing dell'avversario prima. Sì, penso anch'io. Forse anche il Fireball è un po' una minaccia per il discorso... come si dice? PS5 può pistillarti. Non ho ben capito come mai, sinceramente, ha Intimidation.
questo fireball, perché cioè non credo perché che penso tu. che il piano sia di frullarlo addosso alla gente Sì. in altri tipi di matchup. Ah, ok. Sì, ma anche per il fatto, credo, che essendo che abbia lo slam, possa cercare di forzatamente farlo andare a sbattere contro qualcuno e poi tritarlo con le altre quattro navi. Ah. Sì, in realtà con la bassa PS, più che provare a farlo sbattere forzatamente... Beh, PS5 se non sbaglio, no? Di Archieger. Ah, è PS5. Mica, per quello ti dico che... Sì, sì, no, perciò dico, cioè, secondo me è proprio perché lui li sceglie con quelli contro cui sì, andare a sì, sbattere. allora scusatemi, ha ragione Alberto. Cioè, l'unica cosa che non capivo era come mai ha deciso di mettere questa PS così alta in questo contesto, tutto qua, è questo che mi straniva. Però effettivamente ci sta anche il fatto che ti venga addosso per... No, ma oltre, sì, appunto, oltre alla sua manovra può comunque fare lo slam, poi avendo un'iniziativa alta magari può anche scegliere, cioè adesso... Giocano comunque 5 navi contro 5 navi, però se ce ne fossero anche solo 4, dico, cioè, ti eviti anche gli archi con un doppio movimento molto, molto spesso. E togli il dado di difesa, cioè, il resto delle mazzi spara, cioè, la mazzi, insomma, il resto della build spara comunque benissimo. Allora, nel frattempo qua si stanno picchiando, nel frattempo c'è la chat che... Hi Oli, by the way, welcome guys. I think from Singapore, mainly. Thank you for the follow, Apollix. And also, yeah, Oli says that it's going to be a mess. Lots of bump next turn, I think. Me too, also. Or maybe they are going to slow down themselves and face face to face. But I think it's going to be a mess. At least could be a good idea if the Singapore one could create a kill box with four ships, and the firecaster, the fireball can enter in. Sorry, the firecast is the channel. Sorry, could enter in and bump on any, or I don't know, with on some ships. Or for example, what is it here? The Third Squadron Expert, that is destroyed, holy crap. Si sono dati un sacco di botte sti ragazzoni, eh. Porca miseria. Mannaggia. Cazzarola. Cioè, mi sono un attimo distratto a sistemare i colori delle navi e tutto quanto. Questi stanno pestando a sangue. This is an MMA match. Holy shit. There is a Red Squadron Expert destroyed. We're super close to be destroyed. Another one here, the yellow. Call the engineers, please help. Cioè qua mi sa che se le danno veramente di santa ragione da adesso fino alla fine della partita. Proprio senza... ho paura che non sarà una partita lunghissima. No, eh. Questa mi sa che sarà veramente... E poi ha ragione il nostro campione mondiale quando dice che il prossimo turno sarà un bel casotto, perché... Chi ha vinto l'iniziativa dei due? Non è che ha vinto, ma ce l'ha... Cioè, poteva decidere il singapore del Singapore, sì. Aveva due punti in meno. E se l'è preso o l'ha data a mazzi? E credo che l'abbia data a mazzi. Sì, credo che... Aspetta, date... Sì, sì, sì. Ma sì, credo di sì, perché... Non ha molto senso tenersela. No, in realtà forse ha più senso tenersela perché mette giù l'oggetto. Significa farlo bumpare. Sì, però ricordati che lui bumpa con la PS5. Quindi... Penso che... Cioè, qualsiasi dubbio lo risolveremo adesso guardando i prossimi movimenti. Sì, lo risolveremo sicuramente. Non lo so, io in questo matchup l'avrei tenuta forse. Perché comunque nei mirror tendi sempre a privilegiare l'aspetto del bump piuttosto che quello del perfect information, no? Dell'informazione su come muove l'avversario. Sì, questo sì, poi anche hanno entrambe due build che muovono cioè che vogliono muovere informazione, mi sembra che siano rimasti molto compatti. Ok, allora recap per Sebon. Il recap è dura perché ci siamo distratti un attimo fra i vari disguidi tecnici, si sono sparati fortissimo, abbiamo un Red Squadron di mazzi che ha perso tre scudi e uno scafo, un Red Squadron del singaporense o singaporese
Singaporese, che penso che scudi uno scafo anche lui. E poi c'era un poddino. Sì. Qualcosa lì in fondo. Hai zoomato, non vedo più niente. Adesso... il Rostaico. Adesso arrivo. Il Rostaico del sì. No, 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 è... Sempre. Mannaggia, scusatemi, ho avuto spazio. No, è Jarek Jäger che ha subito un danno. Ehi. Vabbè, quello sì, parte di suo con un danno, quindi in realtà è buona così. Ah, ok. Sì. Dovrebbe essere l'abilità dello chassis, ah, del Fireball, no? Sì. Esatto. Madonna, questo gioco comunque inizia ad avere troppe navi perché uno si riesca a ricordare tutto, eh? Sì, sì. Ok, qua Mazzi, Mazzi sta andando... Quindi Mazzi ha l'iniziativa. Sì, Mazzi ha l'iniziativa. Allora, qua sta andando super aggressivo Mazzi, penso per far bumpare sulle sue due prime navi qua davanti, sui due Red Squadron. Anche perché così spera di riuscire a... secondo me a far sparare questo... questa nave qua, che è già devastata, cioè gli avanza, se ricordo bene, sì, gli avanza tre vite, tre scafi. Il giallo del singaporense, no? Ad avere tre vite rimaste. Esattamente, sì, cioè sono questo e questo, questo qua e questo qua. Allora, il Fireball non è andato a schiantarsi da nessuna parte, ma... ok, va a schiantarsi adesso. Bam! Quindi è Intimidation, questa nave qua... tira un dado in meno di difesa. Ed è abbastanza huge perché si prende tre spari. Sì. Questo è parecchio huge. È parecchio huge, sì. C'è un dio dell'italiano, spero ti fulmini. Ok, allora. Spende il focus subito. Spende il focus subito, sì. Allora, credo che abbia sparato con... con Jarek, che è la PS più alta, sì. Sul Red Squadron arancione. E si prende un Stunned Pilot, che è quello che è già mezzo maciullato. Diciamo che la difesa è andata abbastanza bene, perché i due Vade che poteva mettere li ha messi. Sì, sì, non è male. Anche perché in teoria lui fa Focus Fire probabilmente su sto azzurino qua. E, diciamo che io al posto suo... almeno col pod proverei a toglierlo quell'X-Wing, no? Sì, sì, non è una cattiva idea. Allora, adesso sta sparando su Rose con l'X-Wing. Quindi sono 4 dadi non moddati, mi sembra, perché questo è un X-Wing, sì. È un X-Wing semplice. Hit crit. Ok, quindi... no, perché ritira perché Rose. Di Rose. Ok, quindi passa lo scudo di Rose. Ma... yeah, this is going to be really an MMA match. Not a classical one. Not, for example, an Aces match. They are going to hit themselves super hard, super heavily. Not for people that don't have a heart. Ok, qua sta sparando, mamma mia. Il Red... ah, che è Jessica, non è un Red Squadron. Questo reroll non si spiega. No, non lo so. Sì, sì, è Jessica. È Jessica che fa 3 hit, perché ha speso focus e abilità, quindi non... ma Jessica è rossa? Sì, assolutamente, Jessica è quella rossa indietro, credo. E allora sto reroll come ce l'ha avuto? Ah, non lo so. Check for a captain. There's some captain here. Sure. It's for the R6 for the Axtromac, maybe? Yeah, for the Axtromac. Sure, because yeah, for the Axtromac. When you perform an attack, you may roll a number of attack dice equal to your friendly ship that has the defender in their bullseye. Quindi ci sono delle navi che hanno la nave che difendeva nel bullseye e quindi poteva rirollare tanti dadi quante navi sue lo vedevano. E giustamente appunto sì, ha due navi che rirollano così. Sia quello azzurrino che è quello su cui è bampato il fireball. Holy che shit. Sparava. Sì, non so. Ok, qua entrano altri danni, si stanno veramente pestando di brutto. Entrano altri due danni sull'altro Red Squadron, ce n'è...
Uno, per chi non ci ascolta, quindi Sebon, che è così, c'è stato tanto, cioè, scusatemi, per chi non ci guarda, ma solo ci ascolta, tipo la radio, c'è un Red Squadron del singaporese, il verde, che ha due scafi rimanenti, un altro il giallo che ha tre scafi rimanenti, c'è Yarek che ha altri 5 scafi, quindi ha subito soltanto un danno che è un critico, e quando difende tira un dado di difesa in meno, perché ha girato per l'abilità del pilota dopo averla mostrato in live la carta. Slam. Esatto. E nel frattempo anche Rose non ha più lo scudo. Tutte queste erano le navi intanto del... qualcuno potrebbe dire che Mazzi ha un lieve vantaggio, ma a vederla bene in realtà è destinato a perdere. Sicuramente, cioè siamo sicuri che perderà. Beh, adesso siamo sicuri, una parola molto... No, no, piangi, piangi, è importantissimo. Ricordati che parola dura per persone dure. Entra un critico qua sul giallo, sul X-Wing giallo, quindi resta con due scafi rimanenti. Ed è un dual stabilizer, quindi boh. Fastidioso soprattutto per la posizione in cui è in realtà, perché dovrà per forza andare dritto. E non può neanche fare un accoglio, che questo turno è molto bello. Eroico. Fa sentire. È un crit. Pesantissimi. Quindi Mazzi ha lasciato in fin di vita 2 T70. Cioè, veramente il limite. Però adesso sì. Riceverà del fuoco indietro. Soprattutto perché. Aia. Di nuovo 2 hit e un crit. Cioè, Mazzi può godere del fatto che uno dei T70 del giocatore di Singapore è abbampato sulla nave. Qui volevano attaccare sulla nave che su cui voleva fare focus fire. Quindi, però, è sempre 3 T70 range 1. No, 2 T70 e Rostaico. Non più moddati. Rostaica dove spara, se se la prende con. Se la prende con il Celestino, sì. Che stira un dado di difesa in meno, quindi. Ma perché ormai con l'arancione hanno gli stessi scafi rimanenti, quindi. Sì, non so. Ha scelto lo. Ci lascia. Ai. Thank you for follow. Arancivia. Ok. Prima nave. Primo sangue lo fa. Il singaporese che ci tira giù un X-Wing. Quindi. Come avevamo detto, il primo che tirava giù l'X-Wing avrebbe vinto, no? Proprio non sono neanche riuscito ad aggiornare la grafica per seguire la live. Devastato, in un turno sciolto. Il rosso, Jessica Pava, non c'ha più gli scudi. E l'alto ha i danni aggiornati, sì. Ok, Finn decide di utilizzare la sua abilità. E porca mucca, hit, crit, quindi in realtà ripareggiamo i conti. Ci sono saluta... due crit, se non sbaglio. Sì, sì, comunque ci saluta anche il verde. Ci saluta anche il verde. Finn vendica l'amichetto esploso. E ora la domanda è dove andrà a bampare questo fireball. Esatto. Ma anche dove va Mazzi poi, perché in realtà potrebbe fare le coio con i poddini e girarsi con le... girarsi sia a destra che a sinistra con entrambi... Il problema dei poddini è che innanzitutto Finn è strainato. E poi in generale i poddini senza mod iniziano a diventare fragilini. Quindi, soprattutto visto che il fireball in quella posizione molto probabilmente bumperà su uno di quei due. Sì, è vero. È un bel rischio, sicuramente. Sì. Fare le coglio e trovarsi stressato in questo momento è... No. L'X-Wing arancione di Mazzi è stressato? No. Però ha lo stabilizer. No. L'arancione, aspetta che ti dico che è, sì. A Stunned Pilot, ok, quindi l'arancione secondo me potrebbe fare una Talon. Purtroppo solo sì. A sinistra, perché muove prima. Sì, esatto, perché non credo che ci stia qua, non credo che si infili qua. No, se si infila è proprio... Finisce... Se si infila qua è proprio... finisce no, sul sasso. Sì. E la Talon a destra purtroppo non c'entra, quindi qui è l'unica cosa è fare
una Talon. Dopodiché a quel punto i poddini potrebbero avere lo spazio per fare una 1 bank, che se non mi sbaglio è blu. Adesso te lo dico. Ah, scusate, sto guardando la posizione. E i poddini hanno la 1 bank blu. Sì, 1 bank, uno adesso ce l'hai in live anche. Comunque 1 bank e 1 e 2 straight. Quindi immagino qualcosa del genere. Mentre invece penso che gli X-Wing del singaporense faranno una coio e il poddino, che è un Finn, andrà a bampare andando pure lui, provando ad andare dritto. No, è una Rose, quello del singaporense, del singaporense. De quello del singaporense è una Rose, sì. Quindi sì, va sicuramente dritto a bampare, ottenendo mod in difesa e in attacco con i due X-Wing cogliati e con gli Erek. Non lo so, vedo un vantaggio posizionale per il singaporense. Sì, sì. Sicuramente infatti fa fatica a tenere tutte le navi su un bersaglio solo, mentre invece penso che lui non avrà questa fatica. Avrà meno mod, però ha un vantaggio posizionale, sono d'accordo. So basically for the people that are following us, we are talking about the position and also the movements. Basically for us at least, I am super interested on Olli's opinion for sure, because we have Olli, why not asking? So basically our idea is that Mats is going to be forced to... Cosa? No, niente, leggevo un messaggio in chat che diceva mods are for chumps. Esatto, yeah. So basically here I think Mazzi and also other people in the casting are thinking that Mazzi is forcing to make a 3 Talon here with the red squadron, the orange red squadron, and both players probably going for the Koyo. And the point here is that the Singapore one, Kok Peng Tang, I don't know the name or and the surname, so if there is a Singapore here, please just tell me how call him. And also sorry for my voice, but today I have a little cold, nothing terrible. Strategically here I think the Singaporean is pretty better because the fireball could enter in pretty easily after you move all your formation, and you can also decide where to go dashing in. So it's pretty bad for Jarek expose Raviolo ha esposto un difendi con un dado in meno. Il crit ci chiedeva Raviolo dalla chat. Ah, sacco al damage. Yeah, I put it. Sorry. Sorry guys, the game is so hectic. I really have troubles to follow the game, also follow the graphic, also follow the questions. It's really, really no. And boom. Now you have all the time you need for. Yeah, for fix everything. Qua. For fixing the graphics, talk about strategic and tactics view. Lol. Yeah, exactly. Ah, puoi andare avanti tu. Sono curioso. Parlaci, anzi. Se vuoi, tu, anzi, Vito, se puoi, dalla chat, dacci qualche stranezza o fai un salto se sei libero di parlare e raccontaci qualcosa di Singapore. Sono sicuro che tu sei pronto, caldo e sai qualcosa. Ti attendiamo in diretta, appena senti questa parola puoi collegarti al volo e raccontarci qualcosa e tornare indietro. Io nel frattempo con questa cosa di raccontare la roba dei paesi di cui non ci interessa niente. Ah, ok, con Kim KP. Ok. Scusatemi, mi ero un attimo distratto. Io credo di essere qualche secondo dietro voi per via del lag dello streaming. Aha. Però sì. Non lo so, rimane il fatto che è Finn quello che ha un segnalino strain addosso, se non sbaglio. Sì. Quindi penso che se si girasse con una rossa e il tizio gli bampasse addosso, potremmo togliere direttamente Finn dal mat. Sì, infatti lo sta dicendo pure Olli dalla chat di fare le coio con i due pod, ma Olli...
If you do the Koyokran maneuver with the two pods for Mazi, you find yourself strained and stressed and without any tokens or mods. The two pods could easily die. It's really an easy target, and you risk to bump two and find yourself in a position in which you cannot shoot at anyone. I think it's too risky. For gaining what? I really don't know. Vabbè, spumeggiante oggi il mio inglese comunque. Mamma mia, ragazzo! Mamma mia, oh! Cioè, ti 10 più, Mi metto pure a litigare con il World Champion, così. Assolutamente. Mamma mia, mi metto pure a litigare giusto per... No? Who are you? You won the World Champion? I don't care, I'm from Rome. I'm better than everyone! Tell him. Never see that. No, I'm just joking, man. You are an humble guy. You bad liar. You bad liar. 15 minutes. Ah, sì, cioè... 51 it's minutes. More than they need. Yeah, for sure. I think this game is... half an hour this game was. Yeah. Pretty sure about it. Me too. Il problema è che veramente, veramente sono difficili da muovere per Mazi. Sì. Sta veramente muovere... troppo ingessato in questa maniera. Mm-mm. Anche perché fra le altre cose io suggerivo una 1 bank con entrambi i pod, ma ho paura che... No, Finn non ci sta. Cioè, si toglie lo strain, ma non prende niente. No, Finn comunque muove dopo l'X-Wing, no? Che se Talon gli lascia lo spazio. No, Finn è iniziativa 2, no? Quindi muove prima. E quindi sto dicendo una cavolata. Se ricordo correttamente. Sì, Finn è iniziativa 2, sì. Finn non ci sta mai. No, è un... come si dice in inglese, è un macello. It's a mess. È un bordello, come si dice in inglese, sì. Sì, come si dice in inglese, sì, esattamente. Sì. LOL. No. Tipica terminologia inglese, è un casino. Voi dite che quello... Urlo giustamente ci dice betting him, shooting pods, dentissenti... Better for Mazi, obviously. Sexissimo Giulio, grazie Sebon. Effettivamente potrebbe anche essere che... se ne potrebbe pure fregare di tenere Finn strainato e lasciarlo proprio lì come esca. Come esca, sì, nel senso sparami a Finn, io nel frattempo magari ti tolgo un altro X-Wing e vediamo che succede. A livello di danni sulle altre navi, sugli altri T-70, credo che sia comunque in vantaggio ragazzo di Singapore, mi pare. Vediamo, due danni, sì, già si capava, ha perso anche gli scudi. Assolutamente. Dall'altra parte c'è Rostaico senza uno scudo, però Rostaico non è la priorità di nessuno. Giustamente i giocatori spendono molto tempo. Beh, questo è un turno penso fondamentale. Sì, il turno decisivo. I think this is yeah something like the final round or probably one of the most important round in the game. Probably the most important round in the game. Mi avete quasi convinto. I made myself. Yeah, what? About you made up your idea. By the way, thank you for the follow by Dr. Moneypants, Yomek and Lyconic 78. And I'm not sure. Yeah, Rencivia, I just said. It's just difficult to accept. Matti told that too. It's just difficult to accept that we are in a suboptimal position. Yeah, and he did it right. Incredibile. Oh, a porn maneuver! It's coming out! Call him MacRocco! It's MacRocco, it's coming out! It's pretty solid. Lo spazio c'era per fare la Talon.
Ah, io non avrei mai detto, eh. In realtà io ci stavo pensando, però... Se ci pensate, per le basette piccole, la manovra da 2 significa mettere in diagonale un'altra basetta piccola. E lì ce ne stava una e c'era ancora un pochino di spazio, quindi la 3 ci stava. Però, sì, bisogna vedere adesso chi vedi da quella posizione, perché se tutti gli altri hanno fatto la Talon dall'altra parte... Vediamo. Sì, adesso vediamo un attimo cosa fa il singaporiano. Il singaporiano. Va piano. Ah, interessante. Beh, in realtà effettivamente ha letto abbastanza bene. Per... Ok, non va piano, scherzavo. Va piano solo col poddino. Come fa ad andare piano? No, penso che abbia fatto questo poddino, questo bump strategicamente apposta, sì, sì. No? Per tenere il pod lì dietro. Sì. E non farselo spaccare di basso. Interessante. Also, this bump is pretty strange. And now, yeah. Good. I think it's a really good idea here. The point here, I think the killbox is on Jessica Pava now. And it's pretty solid. L'ha inquadrato bene. Assolutamente. Yes. Giustamente spara a Finn strainato. Yeah. Senza due. Difende uno solo. Dai. E mettilo, niente. Shit. Vabbè, poteva andare peggio. Assolutamente. Vabbè, dai, è solo uno scudo per il momento. E così si è tolto anche lo strain. Prendere danni maggiori. Il problema è che tutto il resto è in una kill. Cioè, Jessica Pava è proprio in una killbox. Cioè, tutti l'alia. Yeah. Sì. Jessica adesso mi sa che è un mezzo miracolo se sopravvive. Perché ha 4 scaffi, sì, adesso. Rose non ha modificatori, però comunque a distanza 1. Nessuno di loro ha modificatori, però sono comunque 3 attacchi, 2 range 1 e altro, sì. Range 2, credo. Tanto riesce a piazzare dei danni, Matti. No. Eroico maledetto. Madonna, mi medico sempre. Dai. Ah, Panicked Pilot. Shit. È morto comunque. No. 1, 2, 3, 4. Penso di... O vedo male io, magari. Ah, sì. 1, 2, 3, 4. Sì. È andato. È vero. Ottimo. Sì. Infatti, killato, non è più skillato. Risponde al fuoco e poi moriamo. Assolutamente. Ne vede uno. E niente. Assolutamente. 2. Hit e crit qua. Mamma mia. Con un direct hit. Oi. Questo è bello. Questo è huge. Dolorosissimo. 1, 2, 3. Quindi ci saluta anche ieri. No, è a 4 su 6. No, 6 scafi. È a 4 su 6. Ma è vicino. Quel Jerek è molto vicino. Ok, adesso la domanda è: spari su Jerek o sul poddino? No, io insisterei su. Anch'io su Jerek. Assolutamente. Sì. Su Jerek. Vai, Max. Assolutamente. Vai, Max. Sono molti più punti. No, ma tanto non cambia niente. Potrebbe sparare anche a. Tanto, figurati se fa danni. Qua sono 2. No, uno solo. È uno solo. Sono 2. Non è uno solo. Hit 2 focus. Ah, ho visto male. Ed è ancora vivo Jerek. Sto fuorviando la chat, assolutamente. Yeah, just probably. Manca ancora Finn da attaccare dalla parte di Mazzi, se non sbaglio, no? No. Ah, sì, manca Finn, è vero. Quindi non è detta. Ok, mi sa che. È ancora viva, ma. Ma per poco. So Jessica is taking 2 damage. So it's going to die, I think. Really sure. Pretty sure. Yeah, for sure. It's done. Sì. Beh, diciamo che adesso la partita è decisamente in salita. Sì. Diciamo che dipende tutto se Finn fa la magia e questo fireball ci saluta. Tanto il segno Forense infila un da... No, fallisce l'attacco. E mo vediamo se Finn fa questa magia. Let's go! Let's go, cazzo! Yes! Guys, for the people that cannot understand cazzo, it's like fuck, but you can use in every way you want. For example, if you are happy, you say cazzo, yes! Or if you are angry, cazzo, no! Something like that, so it's a wonderful word.
And means dick, basically. E come stiamo messi di punti? Siamo sopra di 2. Only you have my meme. Ammazzi, rimangono 2 poddini full, tranne Finn che ha perso uno scudino e un T70 mezzo morto. Mentre invece al singaporeense rimane un T70 completamente full e un Arostaico che ha perso uno scudo. Quindi questo è il turno in cui... Allora, vi sposto il 70 del nemico. Vi sposto le navi che sono esplose in basso. Beh, non lo so. Direi che siamo, cioè, una partita abbastanza giocabile ancora. Sì, però siamo sotto in realtà. Cioè, siamo sopra di punti, ma siamo sotto, penso. Siamo sotto di scudi, scafi. Sì. No, allora, questo sicuramente sì. Questo sicuramente sì. Però mi sembra che adesso, cioè, le due navi dell'avversario siano costrette a girarsi. E quindi i nostri dovrebbero poter ottenere dei modificatori. I nostri, dico, i nostri, come se tifassi Italia, attenzione. Come perciò, se. Come se. In realtà noi miriamo. Noi siamo imparziali, siamo commentatori no, imparziali. No, noi non siamo imparziali, no, volevo dire, siamo imparziali, assolutamente. Quindi. Non abbiamo mai tifato Italia, cioè. Scherziamo. Abbiamo meno punti vita da perdere, però sì, cioè, noi gli stiamo dietro in questo momento. Più che altro il problema è che Finn può subire critici adesso. Sì, ed è molto vicino a lui. Ma noi siamo, cioè, a meno che il T70 di Mazzi non esploda, noi siamo contenti che Finn li prenda. Poi, sì. Cioè, non vorrei dire, però Finn è un poddino che se vuole con un modificatore fa dei buchi. Sì, quello è vero. Infatti la cosa che è, secondo me, è il turno porno sarebbe per noi farsi sognare quello che non succederà mai, cioè che perlomeno il Red Squadron Expert vada almeno a 2 scafi, almeno, e KP abbia molta paura di continuare a giocarlo aggressivo. Anche perché probabilmente adesso, sinceramente, potrebbe anche fregarsene e fare una 1 turn, credo che ce l'abbia il T70. Fatemi il problema vedere. Però è che muovendo prima il T70 di Mazzi sarà quasi, scusate, sicuramente costretto a fare una 1 dritta o a bampare. Eh sì. E difatti. Penso sì, che sia giusta la scelta di Mazzi di aprire di più l'arco di fuoco. Non ha bampato, si fa. La Rose non ha bampato, si è preso i suoi 2 calcoli. Esatto. No, Rose non ha bampato ed è devastante. Fa sì. Molto male. Finn rischia cose serie. Sì. Adesso, guys, non c'è paura che non sia nell'arco di Finn, però il Red Squadron. No, non c'è neanche un po'. Non c'è neanche un po'. Perché dovrebbe partire un pochino. No, forse lo prende. Sì, forse a Mazzi conveniva far bampare Finn sul Rose, facendola uno dritta. Si destressava e non prendeva modificatori. Però almeno lo teneva più indietro, così se lui girava non veniva visto. Se invece faceva le 4 coio, parlo di Rose per esempio, era molto lontano. Primo attacco. Eroico. Ottimo. Ottimo. Tutto preso. Uno scudo ci saluta. Non c'è un granché, però. Uno scudo. Questo lo puoi tirare anche Rose. Sì. Oh yes, okay. Questo è bello come attacco. Questo è ottimo. Ma lui difende bene. Ma anche la difesa è ottima. In range 1. Yeah, Oli, by the way, he decided to go for the second in the initiative. KP decided to go second. I really don't know why. Me too, I was wondering why. Eroico,
please. Eroico di Finn. Ce l'hai? No, sì, ce l'hai. Ce l'hai, sì, eroico. Sì, sì, deve. Perché può aggiungere sempre il bianco, quindi dovrebbe poter aggiungere il bianco e rirollare. Ok. Credo, qualche problema, ok. Momento di... Ok. Eccolo qua, infatti. Vai da dei do! Quelle vedi, ha girato alla fine, veramente, no, è stato hit, bruttissimo. No, hit, soltanto un crit, vabbè. È solo un crit, okay, è solo un crit. Disable before you engage, gain one on token. Ah, sì. Non bello. Brutta questa, vedere. Questa è brutta. Attacco di... È un focus che se ne va, questo. Vabbè, ne ha presi meno di quanto poteva prenderne, questo è sicuro. Sì, sì. Entrambi. È andato bene, è andato bene per noi. Ingaggia, prende lo Ione, quello che sa dove andrà a finire il prossimo turno. Vabbè, però, cioè, non è malissimo in realtà la cosa che... Cioè, se il ragazzo di Singapore si concentra su Finn come esca... No, Finn in realtà fa tanti danni, il problema è che quello che forse è il damage dealer principale che abbiamo in questo momento. Ah, sì, sicuramente, quindi, però... Diciamo che se esplode Finn siamo abbastanza sotto. A meno che, che Rose non faccia una magia. Eh no, ma adesso è costretto ad andare dritto Finn, perciò dico, se almeno lo cioè, se almeno viene utilizzato come esca, magari il T-70 riesce a inserire dei danni. In più... Credo... Sì, non... No, guarda, una delle cose che potresti fare è, allora, dato che questo va dritto, cioè che Finn va dritto e si posiziona qua, puoi cercare di creare con Rose una bump fiesta, tipo. Questa potrebbe essere una buona idea. In modo tale che perlomeno bumpi su Finn. Con il T-70, eh. Così sicuramente. Dici il ragazzo di Singapore? Probabilmente sì. O comunque io fa... Non conosco il nome, purtroppo, perciò... KP, puoi chiamarlo KP. KP. KP, KP, ok. Sì. Vediamo. Also, Nobby, are you the captain of Singapore? I'm not sure about it, or just a player, or I mean, I don't know the nickname. No, let's see. I'll. No, the captain was Xiao. The Republic player. Okay, by the way, Nobby says that Heroic is worthless. Just 1 point put it away. Yeah, captain is Shan Yong Lim. Shan Yong? Yeah, but the problem is the nickname on Twitch. The nickname was just X. Oh, ok. Dite, adesso vediamo. Mentre che diciamo, stiamo per muovere. Ok. Ok, e qua secondo me ha fatto la stessa cosa, ha cercato di creare la bump box per il T70. Per sparare dietro col T70. Sperando che la faccia. Che ci poteva stare, cioè per lui ci sta anche la Talon ovviamente. Sì, però la Talon è difficile che vada qua perché dice, non spara... È difficile che lo veda, è difficile che veda Finn. No, non vede Finn sicuramente, quello è il problema. Yeah, non so, we are talking about... Non lo so, sai, se si mette indietro non ne sarei così sicuro. Ok, so basically we are talking about the position of Finn because it's forced because he took the crit damage, the Yon. And so my idea was similar to what is going on? To Matsu's idea to try to block the Koyo, but is going for a barrel, so I completely don't understand this idea here, but I'm just wondering to wait what he wanna do. And here I don't know what he wanna do. Okay, he's going to bump, and it's pretty good this one for us. And this is terrible for us. KP did a great job, and I think Matsi probably did a little mess. Don't know because the Red Squadron expert has a really good shot on his twin brother. Cioè, let's remember that Finn roll 3 dice in defense with a pop. So we have hope. Just that. But maybe I'm not wiping. Nah.
Okay, thank you for the explanation on... Oh, welcome, Xiongyong. XY, okay. Okay, so we have one captain, so if something happens, we can send him. No, Xiongyong, we're just asking yourself who's the captain of Singapore. We don't know. Yeah. There's nothing. Okay. That's also other than curiosity. Yeah, yeah, exactly. Thanks for the view. Unhappy. Sorry, I was looking at the place a bit later. I suppose you already seen this. Okay, I think this round nothing entered in, so it's pretty not terrible for us. Ah, don't worry, Nobby, nothing super important. Just the chat answer all the questions, so... Thank you also, guys, for all the effort you're putting in. Because we are... I'm having super good numbers in these days. 70 spectators, for me, it's a little dream. So I will also say to you, super thank you for everything. Ragazzi, sto turno successivo è un po' un disastro anche per noi perché abbiamo Rose di nuovo che non si può girare. Sì, i nostri pod guardano... Io quel barrel non l'ho capito, sinceramente. Ma neanche io. Ha bloccato Satallon che sparava al nostro T-70. San Culazio un attimo ci ha aiutato perché veramente ne avevamo bisogno. E Finn è ancora tra noi, ma... Non so come si Beh, oddio, cioè, in realtà il nostro T-70 sparava 4 dadi con un focus e non è riuscito a mettere un danno. E neanche quello era stato così positivo, insomma. No, vabbè, guarda, sinceramente preferisco questa cosa anche perché adesso Finn, bene o male, potrebbe girarsi, quindi... È sempre Finn strainato, eh? È sempre Finn strainato, esatto. Sì, è vero, però adesso è un po'... Non lo so. Uno di quei turni del... Oh, adesso mai più, anche perché lui ha il poddino che si può girare... Quindi finisce qua. Sì, può essere PS skillato, perché è 2. Esatto. Assolutamente. Io con Finn quasi quasi una coglio la penserei. Caricare a testa bassa potrebbe non essere l'ideale. No. È un po' cazzi. So. So, another use of cazzo is you use the plural for add something like it's terrible and you say it's cazzi. I know, I mean, this word is beautiful. There is a film with De Niro that I think used fuck, something like that, in an Italian family. I don't remember the film. I hope so that someone knows. And the son of De Niro says that in Italy we use this word so good, so nicely. It's amazing how many things you can say with one word. And thank you for the follow, Hobologist. Don't know about this turn, Oli, because the position now is really shitty and he gained nothing from it, so... This turn was really a disaster because you just gained one shoot and... A big shoot for dice with a mod, but then you find yourself with a stressed Rose and a strained Finn, and both are probably going elsewhere and shooting nobody, and the position is really, it's really bad. Finn. No, our Rose it's probably going to do one bank left, trying to look for some choreogram, maybe. Yeah, but it's still risky because if the other Rose decide to go slow, it's pretty terrible. Another problem is that our T-70, our X-Wing is going to move sooner. First, and what can he do? Go one straight,
don't know, but I think it's gonna be... Yeah, it's a little mess, yeah. I also think the same thing. Yeah. Not going to... Italians wearing advice, exactly. The only advice you need, how to swear. Loschi, mi sa che c'è un tuo amico in chat. Sì, sì. Un amico mi fa: usciamo, che fa caldo. E io ho detto: no, devo commentare la partita dell'Italia. E a quanto pare, sì. Gli ho fatto scoprire un nuovo Triggered mondo. Ah, wow, ok, allora va bene. Sì, sì, sì. Inizialmente triggered, poi felice. Ok, qua Bampa, ciccio pasticcio sul T70. Amen. Finn va per il sangue. Gesù. Finn is going for the blood. Holy shit. We can also use the word. Cazzo. No, no. Don't use that word. Now, Timkowski is going to break all his pasta. Because you said that. Look at chat, he's threatening us. Yeah, Oli, the point is Finn is going to die, and I think we are super under, because same ships, but completely different shields and hull, and I think... Sorry, guys. I just muted myself for a second. Ok, è splendido, sì sì, tranquillo, il Red Squadron Expert di KP fa una turn verso destra, quindi e con la manovra di Rose direi che abbiamo un altro turno di Finn. Questa potrebbe essere una posizione interessante per Mazzi. No. Al focus, assolutamente. C'è il focus, sono tre. Focus, non l'avevo visto, non l'avevo visto. Che botta! Tutti e tre? No, c'è un reroll. No. Non c'è il reroll. Non c'è il reroll. È morto? No, sì, no. Quello l'ha parato. Ho preso solo due, perché ne... non capisco. Aveva un focus. I'm back. No, non è possibile perché ha fatto un coglio. Boh. Non ho capito, sinceramente. Rose ritira perché ha il T70. Non c'erano suoi compagni nell'arco del difensore. Nell'arco dell'attaccante, scusa. Ah, che Rose smezzata. Ai. Sì, Noi abbiamo fatto qualcosa? Abbiamo fatto schifo? No, dai. Questo era più o meno tutto quello che dovevamo fare in realtà. Assolutamente. Ma Rose ha uno scafo. Lo Staiko era morto. Lo Staiko. Holy. This is going to be fun. Diciamo che fa caldo, cosa? Fanno 60 gradi all'ombra, si sta meglio dentro, sì, sono d'accordo, sì, sono l'avrei d'accordo. Detto anch'io. Però questa è gente del nord, mi sa, non fanno 60 gradi all'ombra. Sì, è gente del nord, effettivamente. Oh no, Alberto, di dove sei? Trieste. Trieste, immagino che Trieste abbia quel fuoco rapido, vento. Non sono proprio triestino, però studio qui all'università e no, 10 minuti siamo al mare, quindi... Sì, giusto. Non so dove abiti, però sì, dai, insomma, diciamo 25 minuti sei a mare con l'autobus, ecco. Sì, più sì. Che mare vento, No, mare. Anche perché noi non abbiamo la sabbia. Un altro bel lancio di dadi. Sì, qua ci siamo girati, siamo ancora a galla, eh. Perché adesso sono tre attacchi se Mazzi riesce, cioè, il prossimo turno no. Però potenzialmente fra due turni cominciano ad essere tre attacchi contro uno, se Mazzi non trolla. Ma sto special boy non trolla. No, anche perché... quasi sicuro che trollerà e perderà questa partita malamente. Sicuramente. Siamo sopra di 3 punti ed è un disastro.
huge turn indeed, Ollie. This is a huge turn. KB made a huge mistake. I didn't understand the choreogram. Ma most of all the art turn with the Red Squadron expert, because the X-wing the T-70 he's a heavy hitter, and he must keep him. You can do it on thin or on the orange one. And with this maneuver, he just go away from his target, so I don't understand what was on KP's mind. Okay, so Finn is trained, and there's a focus. And go for the kill, and I think also I will. Maybe it's too hard for the T-70. This is the turn for the violence, indeed. Yeah. Absolutely fantastic. Yeah. Neat, very, very neat. And I suppose KP maneuver is going to be a... Oh! A barrel roll. Yeah. Because he avoids the fire, or if he decide to go for the T-70, that is probably most valuable. He's going to just reroll here. Nice. Ooh. And that's it. Nice. Ooh, one damage. Oh, one crit. Oh. Disable power later. Fantastic. And, yeah, fantastic. It's wonderful. I think it's not. I'm not sure it's game, but it's. I suppose it is. He has three health points. No, it's never is. No. Please. Keep the focus on crying. Sorry. I'm not asking much. Shit. Heroic? Okay, heroic. And heroic is worth, Nobby! It's completely worth! I super like heroic! Cazzo, I wanna say. È un range 2 questo? Range 3. Ok. Range 3, però sono... 2 crit! Assolutamente. Porca troia. Devastante. Porca troia. Devastante. Doppio hit. Eccolo lì. Ulbreach. Damage engine. Ulbreach, eh? Prima che ingaggi tiri il dado. Mamma mia. Quindi si ionizza, adesso tira un dado. Vediamo se subisce un danno, se esplode. So KP, buddy. No, ha già ingaggiato, Ha già ingaggiato. Ok. Adesso si fa l'ultimo turno in cui lui è ionizzato e credo che Mazzi lo vedrà. Adesso che possiamo lo vedrà. Dire in questo momento in cui siamo moderatamente sicuri che non succederà niente di tragico, che forse la partita ha avuto il suo turning point nel momento in cui KP ha deciso di sparare tutto su Finn, che è tipo la pagina 1 degli errori da non fare mai su X-Wing. Non lo so. Un altro errore da non fare ha resistito una quantità di turni in vereconda, pur essendo spesso stressato e frenato. E quel T-70 non avrebbe resistito No, infatti, cioè, secondo me l'errore è stato quello. Più che altro perché poi i... Concentrarsi cioè... su Finn, sì, quello dicevo. Sì, no, esatto. Perché anche avesse... Cioè, girarsi sul T-70 gli avrebbe permesso di eliminare quella nave che avrebbe avuto una buona mobilità. In late game i due poddini erano facili magari da imbrogliare, diciamo, con delle manovre migliori. Insomma, un dial non ottimale, ecco. Sì, anche perché adesso Finn con una 1 o con... Oddio, con ma una... adesso, invece lui prima avrebbe dovuto eliminare il T-70, che era l'unica nave capace di fare manovre particolari, sì. E i poddini sarebbero morti lentamente, dolorosamente. Sì. E, cioè, si girano solo con le coio, cioè, dove... Cioè, nel senso, le turn non le vedono neanche, no? Sorry, guys, for the effort I put it, but we know we are Italian, so... We need a big emotion, big sensations. Big emotion.
Don't say anything. I know you. You're going to be dirty. I just want to apologize to everyone who's listening and is not a native Italian speaker for our horrible English. Me and of our luck, Alberto is a really good speaker. Well, maybe not that good. Ramiro is saying Mazzi Maggiore di Giorginio. Questo è semplicemente falso, Raviolo. Come ho già avuto modo di dire altrove, il saltino di Giorginio è meglio della fregna. Ma benvenuto anche, signor moderatore. Ciao Vito. E adesso traduci. Il saltino di Giorginio è meglio della fregna? Sì. Ok, so when we won yesterday, type here. Ah, you already bored me. Vamos equipo. Vamos equipo. Vamos equipo. I think he decided to. Who is typing? I don't know. Just a moment. Ah, okay, we won. Okay. Ah, è Mazzi che ha scritto Vamos Equipo. È un troll del cazzo. No, we won the game, guys. He decided to give us the win. And that's just a bad choice. For the yeah, also for me. I mean, you never surrender, especially in IXTC. That is a so huge tournament, and maybe you can start to roll dice as a monster, and maybe in three rounds Mazzi cannot do a damage and you can destroy him. Guarda, te lo dico in italiano così non c'è il rischio di offendere nessuno. Yeah. La faccenda è che nel gioco di squadra ogni punto conta e sì. Secondo me è una fesseria rinunciare magari a 15-20 punti di MOV che puoi fare in un turno buttando il T70 perché tiro del culo. Sì, sì, sì. Stupidaggine. Esatto, cioè nel senso, quando giochi di squadra purtroppo devi... non è che sei fuori dal torneo e hai perso, vaffanculo. Non so come dire. Devi fare... Se puoi fare 15 punti per la squadra, fai 15 punti per la squadra, cazzo. Questo è vero, però non l'avrebbe mai visto. Come faceva a vederlo? Fa niente, tu continui a giocare finché non... Cioè, no, quando l'avversario vince, è ha vinto. Esatto, deve andare uno dritta, ha uno scappo. Fa niente. Cioè, no, ma... Cioè, dico, non cioè, nel senso, non credo, cioè, possa proprio ignorare quel danno. Cioè, come fa? Non può girarsi, non può fare niente. Rose prende il focus e rilancia un dado. Fa niente, ma il discorso è diverso. Cioè, quando giochi di squadra, finché la partita non è finita e hai perso, continui a giocare. Gli lanci anche tua madre d'accordo. Le granate, se serve. Questo non sono assolutamente d'accordo, E mi è capitato spessissimo a X-Wing di ribaltare la partita all'ultimo turno, di perdere l'ultimo turno quando prima ero in stravantaggio. Capita, bisogna continuare a giocare senza demordere. No, nel senso, se stai giocando per un torneo di singolo, a un certo punto puoi decidere di flippare il tavolo anche prima. Però se stai giocando nel gioco di squadra, dove 15 punti potrebbero essere il passaggio di un turno, gioca. Fai quei 15 punti, fai quei 7 punti, fai quel cazzo che è. Yeah, we just saying that no offense with on anyone, but when you play for a team, you never concede because you're playing for a team. We are waiting also. We are waiting also. Special boy for the final interview. I agree, but I cannot see how he could make some more points or evade the possibility to lose that T70. Yeah, for sure. I mean, with the general concept, I agree. But in this particular situation, it was just time. No luck, no dice. Mazzi had more dice to roll, more modifier. It was time. This is what I think.
Okay, okay. Scusate, se generally, I agree. Ma Mazzi, ok, Mazzi c'è. Benvenuto Mazzi. Aspetta che blocco la musica, perché non so se ci sente che potrebbe essere secoli che lui non ha. Ti sentiamo a scatti. Ragazzi, datemi un secondo che sto sistemando le cuffie. Ah, ok, ok. So, welcome aboard, Mr. Mazzi. Or allora, Mr. Mazzi, ce l'hai fatta a non cagartela questa volta? He just left. Ok. No, cazzo. Va bene, speriamo di intervistarlo prima o poi. Yeah, yeah. Ma si sta sistemando una cosa con le cuffie, adesso arriva, ha detto. We are waiting him. Yeah, also I agree the idea of VMATS here, that wrote on the chat that I don't agree. Fight till you drop, because even one point of MOV may count in the end. And that's why I think you have never to surrender. Never. Yeah, when you are playing super close to be a professional or to play in this kind of situation, you cannot concede. There's no way. For example, there's some pro tournaments that it's not... possible to surrender. Che cazzo state parlando? Buongiorno bell'uomo, benvenuto. Mazzi, stavamo giusto dicendo che ce l'hai fatta a non cagartela questa. Madonna santa, ragazzi, è stato veramente, io per un ingaggio così ci avrei messo la firma. Dopo che ho visto i dadi l'avrei tolta, perché spesso bisogna vedere. Giuda. Sì, mannaggia, aggiungerei. Leggere, anzi, il contratto, cazzo, prima di firmare. Boh, comunque sono contentissimo perché che gli ho fatto il culo tutto sommato. Sì, è stato un incontro abbastanza teso fino a direi praticamente sì, l'ultimo. È stato teso perché in alfa, nonostante gli avessi fatto bumpare quattro navi, lui ha fatto più danni di quelli che ho fatto io. Diciamo che lì ha giocato bene col fireball. Col fireball. Ha giocato bene a tirare i dadi, regà, di cosa stiamo parlando? No, ha giocato anche bene col fireball. No, allora no, adesso scherzi a parte perché Mazzi, sono non stiamo parlando di dadi. Facciamo così. Vabbè, non parliamo di dadi. Allora ho fatto un ingaggio della Madonna perché gli ho bloccato quattro navi. Sì, quello è stato molto bello come vero, cioè lui ha fatto tutti gli attacchi senza modificatori. Cioè, ma quasi tutta la partita ha giocato senza modificatori, questo è vero. No, allora, c'è da dire che dopo quell'ingaggio lì ha un po' recuperato, però secondo me... Allora, io penso di non rimpiangere neanche una mossa a sto giro, perché veramente sono contento di come è andato il game. È stato attesissimo, infatti in questo momento puzzo come un cane, però vabbè, io finché non... Quando gli ho tolto Rose quel turno lì, che gli ho fatto la due turn con Finn, gli ho messo due spari su Rose, che poi ne è bastato uno per levargli Rose, ho detto, vabbè, allora magari la vinciamo. Però fino a quel momento lì, infatti, c'è stato un turno che ci ho messo un casino per pensarlo. Sì, penso perché... che lui ti abbia dato una bella mano a un certo punto, decidendo di concentrarsi a sparare su Finn invece che sul... ma perché anche lì, lì in realtà, quel turno lì, quello in cui poi mi ha fatto mezzo Finn... prima aveva fatto uno sparo a caso su Finn che mi aveva messo un danno, però quel turno lì io gli avevo lasciato solo Finn come bersaglio perché era l'ultima nave che avevo che poteva attutire i colpi. Infatti il T-70, cioè tutta la partita da quando siamo rimasti in 3 contro 2, l'idea è stata non far morire la X. Quindi tu hai scommesso sul fatto che lui facesse la Talon a destra invece che fare la Coyo davanti. Sì, perché quella Talon era molto bella perché tendenzialmente andava lui a sparare sulla mia X e la mia X non gli avrebbe sparato di ritorno. Chiaro. E quindi sono andato all in perché ho detto, vabbè, se fa la Talon sono contento perché lo blocco, se non la fa gli sparo, quindi mi andava bene in entrambi i casi. Poi vabbè, sono stato un po' sfigato a prendere il critico su Finn delle dritte, poi alla fine non è che mi è costato così tanto. E poi vabbè, poi ci ho vinto la partita con quel critico lì, con quello dello Ione, perché se l'è preso anche lui, infatti poi ha concesso, perché giustamente aveva la X a 2-3 vite, quello che è, con ionizzata, e lì ma avrei messo vita. Fin... Ha una vita, esatto, una vita ionizzata, gli avrei messo fin... Non poteva girare, sì, aveva tutto... Esatto.
Sì, ma poi era ionizzata, andava uno dritta, io gli mettevo Finn a distanza 1 e la cancellavo, infatti ho detto vabbè. E Rose vedeva Finn, quindi rilanciavi anche un dado. Sì. Beh, no, sono contento, è un buono starting, adesso però stiamo tranquilli perché settimana scorsa sappiamo com'è andata. Ma infatti, sì, dici qualcosa pure di settimana scorsa, che cosa è successo? Di settimana scorsa c'ho ancora i fantasmi, perché sono incazzato come una mina, perché come ho detto mille volte, di 34 liste che posso incontrare io in questo girone, di tutte queste liste quella era la mia partita migliore probabilmente, non mi vergogno di dire di aver perso una 5 perché è così, in una scala da 1 a 5 quello per me era il miglior matchup. E facendo un'analisi da giocatore di X-Wing serio ti dico che all'ingaggio, cioè il secondo turno invece di continuare a fare il lungo tavolo che poi mi ha portato a ingaggiare col detrito, avrei dovuto girare con andare delle banche e puntare a Cova, non andare su Cova ma spingerla indietro e per evitare che mi sparasse decentemente. Se voleva farlo al massimo si tradava qualche sparo, numero uno. Numero due, c'è una mossa che io ho pensato che non ho fatto, che secondo me è quella che mi ha fatto perdere la partita. Tutto questo senza parlare di dadi, perché non ne parliamo, non si parla di dadi, esatto, sono d'accordo, che quando mi ha ucciso il giallo il secondo ingaggio, io lì avevo pensato o una 3 bank per andare a bumpare su Cova che faceva la 0 o una 4 dritta per arc doggiare Cova. Stupidamente non l'ho fatta perché ho detto aspetta, sta roba lui se l'aspetta sicuramente, mi fa la 1 retro con Cova. Solo che a posteriori dicevo vabbè, anche se avesse fatto la 1 retro non ci avrei guadagnato un cazzo se non un dado verde che avrei tirato bianco, e quindi avessi fatto quella 3 bank o quella 4 dritta, Cova non avrebbe sparato sul giallo, il giallo sarebbe rimasto vivo, avrebbe sparato a Ray e questo a cascata, perché tutto sommato a me sarebbe bastato uno sparo in più con una delle qualsiasi mie navi per vincere il game, secondo me. Sì. Infatti uno degli errori di cui parlavamo, sempre premettendo che è molto facile parlare di errori dalla telecronaca, Sì, esatto. per carità, uno degli errori di cui parlavamo era la scelta di andare a far bumpare Ray con quel T-70 invece di allora là e farlo sì, sparare sì. Se non sbaglio alla fine a Ray non gli è tolto niente, c'è la possibilità di fare il loop, non gliel'hai tolta. Allora, se non sbaglio il mio ragionamento era, anzitutto non mi ricordo, disclaimer, non mi ricordo quanta vita avesse quel T-70, perché uno dei motivi principali potrebbe essere non volevo morire. Uno dei motivi principali potrebbe essere questo, secondo me era senza scudi e quindi non volevo crepasse. Questo è il motivo principale, perché lì mi tira buono e me lo cava ed è finita, perché poi se mi prende target lock, target lock e due forze Ray, per chi non lo sapesse, fa 92% full hit. Sì. Quindi con 5 hit, anche se io ne paro uno, me lo vanga via. Quindi quello è stato il primo ragionamento. Il secondo, avevo paura di un possibile boost fuori da qualche arco. E quindi ho detto, vabbè, sparo con gli altri due e questa me la tengo qua, questa X qui, che sopravvive, che schifo non fa. Tant'è che è l'X che è sopravvissuta più a lungo e buona, però vabbè. Thank you for the follow, guys. Ve l'ho detto, strategicamente non mi dispiaceva il mio game plan, soltanto che per il game plan che è stato poi avrei avuto bisogno di qualche dado un pelettino più in mio favore. Se invece avessi optato per spaventare Cova, forse l'avrei portata a casa più facilmente. E prenderti anche qualche rischio in meno sul detrito. Ma è quella una cosa che mi piace molto, perché la gente non se l'aspetta quasi mai di rado. Poi vabbè, lì difatti comunque gli ho fatto quasi mezza rei all'ingaggio. Sì, all'ingaggio sì, però poi ci hai continuato a girare intorno a quel detrito. Sì, ma sono d'accordo. Infatti facevi per questo manovre che lui non si aspettava, ma che non ti davano davvero quel vantaggio. Comunque, parentesi, Eric molto forte, ragazzi. Covanel ha giocata veramente... Benissimo, cioè adesso sì. Mi posso dire che... cioè lui lo sa che è una partita nera, perché io e lui avevamo già giocato alla Firecast e l'avevo sciolto. Quindi lo sa anche lui che è una partita nera per lui. Quindi mi prendo più libertà nel parlarne.
Lui è stato veramente molto bravo con Kova perché me l'ha giocata come Dio comanda. Io sono stato stupido perché in allenamento l'avevo anche detto, vabbè, se non mi va bello aggro con Kova io non ho problemi. Solo che non ho pensato al come io lo convinco a non andare aggro con Kova. Quindi vabbè, è un bel my fault per la settimana scorsa, per la sconfitta in generale, però penso, Dagli mi sono forte questa rifatto. vittoria, Mazzi. Vabbè, fa Dai. niente, bella, bella questa prima vittoria. Sono super contento anche di come hai giocato molto bene. A me è piaciuto particolarmente oggi quel barrel che inizialmente sono rimasto tipo, ma questo cosa sta combinando? E quando poi ho visto l'idea, cioè, dopo l'idea, adesso che me l'hai spiegata con l'idea del, però statisticamente Finn regge di più, quindi mi prendo l'attacco là e difendo il T70, boh, effettivamente, cioè, pazzesca. Sì, no, ma anche io penso Notevole. che questa sia la partita più bella che abbia giocato Una bella pulita, in queste pulita, molto pulita. Cioè, settimane. Ma più che altro anche perché le altre stressantissima, sono ma state molto molto a pulita. senso unico. Sì, molto stressante è stata la più. Quella di settimana scorsa, non lo so, forse meno stressante perché a una certa avevo perso le speranze. E invece qui, fino all'ultimo tiro, è stato veramente un parto portarla a casa, una fatica. Sì, devo dire che... Bella questa lista comunque di questa versione della Mazzi Beef. No, a me non Di KP. piace. Però, dai, cioè, nel senso, ha un suo Ma perché. secondo, Non. ma Fireball allora, non. se mi dici mettiamo la Merle Cobben con Intimidation al posto di Yarek, sono d'accordo. Perché con quella ala lì mi avrebbe fatto molto più male. Col Fireball dici? Perché lì mi fa bumpare, mi toglie due dadi verdi magari. Comunque spara dal culo. Il late game è Ah, no, molto no, più tu parli forte. della scorsa settimana. No, io parlavo di questa settimana qua, No, di io KP. parlo di questa settimana, dico al posto nella lista che mi giocava oggi Kokpeng, Sì, KP, puoi chiamarlo KP. invece di Yarek, Sì? avesse messo Merle Cobben con Intimidation, che è la PS1, secondo me è una lista migliore. A me Yarek con Intimidation l'ho giocato, non piace tantissimo. E confermo che non mi fa impazzire. Poi se tira 3 di mano dopo aver slammato è una nave Beh, incredibile. certo, Però questo questo anche. fortunatamente succede una volta sola partita e si spera anche meno. Ma sì, non so se gli altri hanno qualche domanda o se la chat vuole fare qualche domanda, ma essendoci 90 secondi di delay è un po' lunga. Sì, chiaro, chiaro. E non so, tu Alberto vuoi fare qualche domanda che sei rimasto silenzioso? No, ero silenzioso perché ascoltavo, io cioè imparo da quei più bravi di me. Ci sta, ci sta. Assolutamente. Approvo. Saggio il ragazzo. Assolutamente. Ah, ma se questo No, non lo sai, sì. forse Alberto è arrivato secondo al torneo dei NES. Ah sì? Sì, Con sono un che io? po'. Sì. Bene, bene, Vader dai. Defender e Echo pieno di roba. Ostia, quella è interessante. Anche domenica da noi in Defcon l'ha giocata Marco Crivaro. È arrivato tipo terzo o quarto, se non sbaglio, ha fatto 3-1. Sì. Interessantissimo. Fatto un bel risultato, ci ha Sì. vinto anche il torneo Tocchi, il torneo che abbiamo fatto a Grosseto con Piffo. È Ragazzi, davvero, Echo è davvero una forte. roba, è una macchina di morte, No, cioè, ragazzi. è lui, cioè, è proprio, cioè, la build funziona solo perché tutti vedono un Vader così succoso che Echo fa i buchi nel frattempo. Sì, no, ma sì, È ma guarda, un io con la mia mostro. lista Echo è la cosa che più soffro in assoluto, quindi Sì. proprio non No, ci vorrei giocare assolutamente. mai. Assolutamente. Io Echo non la posso Io sono del vedere. parere che per giocare contro quella lista spacchi Echo e poi vedi dove sta Vader, Però eh. spacca Echo Beh. è un'impresa non da poco, eh. No, infatti, non è per niente Se facile. l'altro c'ha le mani e c'ha Collision Detector, ti auguro buona fortuna. Assolutamente. No, Ma guarda, ti dico, per io l'ho carità. giocato se senza Collision Detector perché gli avevo messo cosa? Gli ho messo sopra Stealth Device, Lone Wolf, passive sensor del quinto fratello. E anche Passive, così, magari. guarda, cioè, no, non so, cioè, immagino che lo conosciate, Dario Dazza. Calandra, Ah, e lui, Cal, ok. sì, Cal è stato, cioè, Sì. l'unico che, cioè, intravedeva la direzione in cui stava andando Echo, ma si accorgeva che pur vedendolo non ci poteva fare niente. Il problema di Perché, Echo è proprio cioè, quello, che tu sai anche dove va, ma non lo lui si era prendi. messo giustamente all'inizio all'inseguimento di Vader. E quindi ecco, da dietro, facendo delle mosse safe, guarda, avrò bumpato sulla sua era 3 volte con Echo,
però io comunque sparavo con una forza nel modificatore di Lone Wolf, ecco, faceva male. Poi alla fine, sì, no, Dario è stato l'unico che mi ha rimesso al mio posto, ho perso la partita di l'ultimo turno. L'ultimo turno uno dice, ok, sono al sicuro, ho vinto, perché ero 54-0, però giustamente Vader vale tantissimo, quindi... Sì. A proposito di Echo e Vader, Tommaso inizia alle 7:30 a giocare, giusto? Esatto, quindi io, ragazzi, scusatemi, ma inizierò a chiudere la live proprio perché ho un'oretta di un attimo che mi ripiglio e poi devo ritornare live con Tommaso. Sì. Esatto. Max è chiaro. Dai, raga, ragazzi, incrociate per i prossimi turni. Piangete di brutto, ragazzi, iniziate già a piangere adesso, per piacere. Vabbè, ne abbiamo bisogno. Aperto, ce l'ha nel nome. Sì, infatti c'è. Povero. Dai, complimenti per la vittoria, Mazzi. Bravo. Grazie, grazie. Dai, Mazzi. Ragazzi.